Ciao, sono Luca Vanin e insieme a Fabio Ballor abbiamo fondato Insegnalo.it e WebinarPro.it. Oggi vogliamo raccontarti che cosa puoi fare durante un webinar e come puoi utilizzare il webinar per i tuoi scopi e per farci quello che vuoi, chiaramente. E lo faremo nel migliore modo possibile, ovvero simulando un webinar. Quello che hai davanti, in questi riquadri colorati grigi, rappresentano una piattaforma webinar. Nello specifico stiamo usando Adobe Connect, che è una delle piattaforme che noi utilizziamo per realizzare i nostri webinar. Vogliamo fare per darti proprio un'idea di che cosa puoi fare con il webinar. Partiamo dallo strumento base. Qui sotto tu puoi vedere che ci sono delle slide. Ecco, le slide sono lo strumento fondamentale del webinar, è il supporto grafico, essere fatto in un certo modo, ma permettono di offrire dei contenuti di qualità ai nostri partecipanti. Chiaramente il webinar utilizza la slide appunto come supporto della presentazione, semplicemente per attirare e favorire l'attenzione anche con semplici animazioni e per offrire un supporto visivo. Questo supporto visivo è composto anche da questa cosa qui, ovvero dalla webcam, che permette di mostrare dal vivo i relatori. Qui accanto, di qua e di là, potremmo avere altri relatori che insieme a me presentano i contenuti. Quindi daremmo proprio l'idea di una tavola rotonda, di un'aula di apprendimento, di un'aula di formazione. Questo permette alle persone di entrare veramente in contatto con il relatore, con chi sta presentando. Oltre alle slide, noi possiamo mostrare ad esempio la condivisione del desktop, possiamo ad esempio mostrare un software, mostrare un sito internet, mostrare qualcosa che accade sul nostro computer. Immagina ad esempio di usare Office, di dover insegnare a qualcuno a usare un software. Ecco, lo potremmo fare al posto di queste slide. Questi sono gli strumenti principali. Adesso te ne mostriamo altri che possono permetterti di fare cose molto graziose. Facciamo un passo indietro. Guardiamo questa webcam. Questa webcam è fissa, sono nel mio studio e ti sto parlando direttamente. Chiaramente questo potrebbe avvenire ad esempio in un'aula. Immagina una lezione universitaria o una lezione di formazione e immagina che le persone possano non solo partecipare dal vivo in quest'aula, ma connettersi dalla rete. Chiaramente avremo naturalmente un'immagine diversa da questa che è ben strutturata e ben ferma, però permetterebbe alle persone che si collegano da internet di partecipare direttamente all'evento, ponendo delle domande o eventualmente prendendo il microfono e ponendo la propria domanda dal vivo. E perché no, anche mostrandosi in volto come sto facendo ora io. Allora, per farlo, chiaramente quello strumento che tu vedi qui accanto ti permette di vedere quali sono i partecipanti effettivamente collegati e anche interagire privatamente con ognuno di loro. Più in basso puoi vedere la chat. La chat è uno strumento efficace e straordinario per mettere le persone nelle condizioni di interagire con le persone che appunto sono collegate, quindi non solo il relatore, ma gli altri partecipanti. Ed è uno strumento che effettivamente facilita molto l'apprendimento, ma ce ne sono altri. Uno di questi è il sondaggio. Vediamone uno in tempo reale. Questo sondaggio che vedi adesso permette ai partecipanti di proporre la propria risposta e quindi, come sto facendo esattamente io adesso, di partecipare offrendo appunto una propria opinione. Qui si vedono i risultati e questo ci permette da un lato di conoscere i nostri partecipanti, di chiedere ad esempio quanto ne sanno dell'argomento, se hanno già usato un certo software o quello che ci serve. Dall'altro favorisce tantissimo l'interazione e in alcuni casi permette alle persone di riattivarsi se si erano distratti, ovviamente il web comporta anche questo in alcuni casi, permette di riattivare l'attenzione e riportare le persone a partecipare attivamente al nostro un altro strumento molto molto utile per favorire la partecipazione è lo spazio delle domande e delle risposte. Nello spazio delle domande e delle risposte un utente può scrivere la propria domanda, questa
la mia domanda e inviarla. In questo modo le domande vengono raccolte in uno spazio separato dalla chat, sono molto più ordinate ed è più facile per chi conduce e presenta o offre supporto durante il webinar organizzare tutte le successive risposte. È uno strumento davvero efficace e davvero molto utile. Sempre durante il webinar noi potremmo avere bisogno di mostrare dei link. È molto facile. In questo modo vengono presentati dei link e si invita le persone a cliccare sulla parola webinarpro.it oppure sul segnalo.it per andare su una certa pagina. Tramite questa piattaforma è anche possibile forzare la navigazione dei partecipanti e quindi il relatore clicca su un pulsante e tutti i partecipanti si trovano proiettati in una pagina web. È uno strumento davvero efficace per spingere le persone a riattivarsi, ma soprattutto a vedere le stesse cose che stiamo vedendo noi, ad esempio, sul nostro pulsante. Un ultimo strumento che vediamo e che può essere molto efficace è quello della lavagna condivisa. La lavagna condivisa è un piano di lavoro. Bene, che permette alle persone di scrivere in uno spazio web. Lavagna condivisa. La lavagna condivisa permette alle persone, ad esempio, di collocarsi in una mappa oppure di scrivere contemporaneamente in uno spazio condiviso e quindi avere la possibilità di collaborare con le altre persone. Chiaramente in questo filmato abbiamo visto tutti gli strumenti di questa specifica piattaforma, che ce ne sono molti altri ancora, e abbiamo individuato quali sono tutti quelli che potenzialmente possiamo utilizzare. Qualcuno potrebbe anche scegliere di usarne molti meno. E non solo, è possibile usarne anche di esterni. Quindi quello che noi facciamo durante un webinar a volte è anche creare un ponte, ad esempio, con i social network, con Facebook, Twitter, Pinterest. E tutti con Twitter e tutti i social network più diffusi. Ma non solo, si possono utilizzare delle applicazioni esterne, quindi utilizzare ad esempio delle mappe mentali oppure utilizzare altri strumenti che ci permettano di collaborare in tempo reale con le altre persone. Un ultimo aspetto specifico di questa piattaforma, ma anche di altre in qualche modo analoghe, è la possibilità di personalizzare l'interfaccia. In questo caso specifico, ad esempio, noi potremmo spostare i nostri quadranti in questo modo e creare una nostra aula virtuale molto molto adattata alle esigenze dei partecipanti. Quindi noi creiamo il nostro spazio interattivo, la nostra aula virtuale, sulla base delle esigenze dei nostri partecipanti. Ora, con questo abbiamo visto tutto il potenziale del webinar e ci manca solo una cosa, il tuo contributo. Veramente tutto questo è a tua disposizione per giocarci quanto vuoi, per realizzare i tuoi eventi dal vivo, sia per lavoro, per la formazione, per la promozione e per qualsiasi utilizzo tu possa immaginare nel tuo lavoro. Speriamo di averti offerto una panoramica completa e chiaramente su www.insegnalo.it e su webinarpro.it potrai interagire con noi e avere ulteriori indicazioni su come sfruttare il webinar per il tuo lavoro. Grazie e a presto.